Have you ever loved someone so much you given on for? Ciao a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovissimo video sul canale. Quest'oggi ragazzi andremo a prendere un vecchio format che utilizzavo l'anno scorso e che non facevo da un po' di tempo. Praticamente oggi vedrete la performance di un effetto di magia, e se arriviamo a 1500 mi piace, che mi sembra un numero giusto per il numero di iscritti che siamo 30.000, 1500 mi piace si possono tranquillamente raggiungere. Dicevo, se arriviamo a 1500 mi piace vedrete il tutorial di questa magia. Questo format, questo tipo di video mi piace perché comunque vi coinvolge, nel senso siete voi a decidere se volete vedere il tutorial, la spiegazione o meno, quindi siete voi che mostrate interesse verso questo gioco o meno, quindi capisco subito se il gioco vi è piaciuto o no. Vi ricordo che il titolo, naturalmente ragazzi, è un titolo accattivante, come fare soldi con la magia, capirete anche il perché vedendo il gioco stesso, ma non è che significa che dovete andare in giro a chiedere i soldi facendo magia, Volevo soltanto sottolinearlo perché magari qualcuno potrebbe fraintendere. Detto tutto questo, oggi non togliamo tempo alla performance. Se volete la spiegazione, appena arriviamo a 1500 l'avrete. E niente ragazzi, vi lascio la performance, ci vediamo dopo, ciao ciao. Quest'oggi ragazzi voglio raccontarvi una storia. Più che una storia è un aneddoto, sì. Mi trovavo in questo bar e vidi quest'uomo che stava tranquillamente sorseggiando il suo drink, al che mi avvicinai e gli chiesi: ehi, scusa, posso farti un gioco? E lui mi disse, abbastanza restio: un gioco? Di che cosa si tratta? Io gli dissi: guarda, sono un mago e vorrei farti un gioco. E lui al che disse, molto tranquillamente, disse: volentieri, certo, certamente. Al che tirai fuori la mia bustina dove tengo le carte quando vado in giro e gli dissi: sì, però prima ti spiego le regole, perché il tutto deve avvenire il più alla luce del sole possibile. Lui mi disse: certo, fai pure, tranquillo. Tirai fuori le carte e gli dissi: guarda, qui con me ho tre carte. C'è una regola molto molto semplice. Due carte perdono sempre e sono le due carte con le X, quindi la prima e la seconda. Solo una carta vince e la carta vincente è questa, con questo cerchio verde. Le regole mi sembrano abbastanza chiare, giusto? Lui mi rispose: sì, ho capito tutto perfettamente. Io gli dissi: tu devi trovare la carta verde. Se la trovi vinci un euro, se non la trovi vinco un euro io. Lui, fierissimo, mi disse: certo. E vide che spostai la carta verde sotto e gli chiesi: dov'è la carta verde? Lui mi disse: ma mi hai preso per scemo, ho visto che l'hai messa sotto. Io gli dissi: eh no, perché sotto c'è una X, siamo già a un euro per me, volevi fare il furbo. Ma allora se non è sotto è sopra? No, sopra abbiamo un'altra X e siamo già a 2 euro per me. Allora guarda, è per forza al centro, non puoi più fregarmi. E gli dissi: ne sei certo? Perché mi sa che siamo già a 3 euro per me, perché al centro abbiamo ancora una volta la X. Lui mi disse: mi stai fregando, non c'è più la carta verde. Io gli dissi: eh no, 4 euro per me, la carta verde c'è come ed è sotto. Lui mi disse: allora guarda, vado sicuro, se la carta verde è sotto, sopra abbiamo la X. Eh no, sopra abbiamo sempre la carta verde e siamo già a 5 euro per me. Al che mi disse: beh, allora al centro c'è per forza la X. No, al centro c'è ancora una volta la carta verde, siamo già a 6 euro per me. Al che mi disse: mi stai fregando, hai solo carte verde in mano. Gli dissi: no, in realtà non ti sto fregando, o meglio, non ho solo carte verde in mano, in realtà ho una, due e tre X nelle mie mani, quindi siamo a 7 euro per me, stai perdendo un po' troppo. Guarda, ti do l'opportunità di recuperare tutto, io ti mostro due carte, tu devi indovinare la terza, se ce la fai ti do io 7 euro, se non ce la fai me ne dai tu 14. Lui, fierissimo, disse, e anche un po' disperato: va bene, ci proviamo. Guarda, se io ho una X e una carta verde, la terza che carta è? Ci pensò un attimo, pensò carta verde X, e dissi: no, ti fermo subito, non puoi vincere, mi devi 14 euro. Al che, sconsolato, aprì il portafoglio e me li diede, ragazzi. Ottimo ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Insomma, se volete la spiegazione sapete già cosa dovete fare, lasciare un bel pollice in su. Spero che comunque per qualcuno di voi sia stato un bello spunto e magari l'avete anche già capito e potete utilizzarlo appunto per stupire i vostri amici o per fregare tra virgolette i vostri amici. E niente ragazzi, noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video. Ciao ciao!